Davide, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, in qualche modo da un gol, ne hai fatti tre anche in questa prima partitella, che contano relativamente, però visto che ai tifosi ha fatto piacere lo stesso. Eh beh, anche a me, beh, come hanno detto, non bisogna perdere il vizio. È vero? No, a parte i gol, oggi era la prima partitella e quindi siamo ancora un po' all'inizio, però è giusto farle perché poi alla fine è quello che serve, no? Anche per conoscere i nuovi compagni, anche le idee del mister, quindi piano piano cerchiamo di arrivare al punto giusto. Ci eravamo lasciati con il cavallino d'oro, con il pallone d'oro della nostra trasmissione. Mi dici come l'hai vissuto questa estate, che è stata un po' tribolata, forse un po' più tribolata del previsto, no? Per l'Arezzo. Bah sì, per l'Arezzo sicuramente, per me no, perché ero sicuro che sarei ripartito da qui, quindi un'estate abbastanza serena, ho seguito le vicende, quindi, però diciamo il mio pensiero è ancora quello da calciatore, per fortuna, e quindi sapevo che poi le cose sarebbero sistemate, perché vogliamo fare tutti bene, vogliamo rimanere tutti alla stessa parte, quindi adesso il nostro compito è quello di mettere benzina nelle gambe, quello che stiamo facendo, come ho detto prima, conoscerci con i nuovi e far integrare anche i più giovani, aiutare il mister nel suo lavoro e andiamo avanti. Di quanto sarà difficile partire da un meno uno in classifica? Se sarà difficile oppure se è una penalizzazione che poi non peserà più di tanto? Ma quello si vedrà alla fine, quando arriva il campionato, se malgrado dovesse mancare un punto a un obiettivo qualsiasi, però non deve essere il pensiero iniziale già con l'ansia di partire da meno uno, l'importante è partire bene, quindi lavorare e arrivare il meglio possibile agli appuntamenti che contano. Chiedo una tua impressione, magari non con qualche frase fatta, su mister Bellucci, no? Che è all'esordio con una prima squadra. Mi dici che sensazioni hai avuto in questi primi giorni di lavoro? Ma sensazioni sicuramente positive, si gioca molto, come ci giochiamo molto noi, chi per un motivo, chi per un altro, ognuno ha il suo obiettivo personale che, se messo al servizio di tutti quanti, diventa quello complessivo di tutta la squadra, che è quello dove dobbiamo arrivare. Lui sicuramente vuole fare carriera come allenatore e quindi metterà anima e corpo in questo, e noi cercheremo di dargli una mano, perché poi l'obiettivo finale è quello comune. Se fa bene il singolo ma la squadra no, conta poco, quindi è il risultato della squadra che conta, e quindi vedremo. Le sensazioni sono positive, penso ancora un po' da giocatore, però ci sta, non è una cosa per forza negativa, quindi vediamo. Ancora abbiamo fatto poco, stiamo facendo corsa, appunto, mettere benzina in gambe, quindi quando inizieremo a fare un po' più di tattica, cose specifiche in campo, vedremo le sue idee, però ci ha già fatto capire come dovrebbe essere l'impronta che dobbiamo dare quando scendiamo in campo. Io un'ultima cosa poi ti lascio, Davide, l'obiettivo tuo personale, visto che ne hai parlato, qual è? Ti sei fissato un traguardo in particolare? Ma no, ancora no, sicuramente quello di riuscire a fare più partite possibile, no? L'età è quella che è, anche se dall'anno scorso a quest'anno sembra che cambia poco, però sempre un anno in più, partite in più che metti sulle gambe, quindi l'obiettivo è quello di star bene, arrivare preparato, partire magari un po' meglio l'anno scorso, conoscendo anche già l'ambiente e quello che si aspettano tutti, mi aspetto io, quindi vediamo, partire bene le prime partite, che possono essere importanti appunto per levare subito questo gap del meno uno, e poi vediamo, ci risentiamo fra un po'. Grazie, dai. Prego.